L'ex manager della Formula 1, Flavio Briatore, prima di diventare padre di Nathan Falco, ha avuto una figlia dalla supermodella Heidi Klum che per anni non ha voluto riconoscere né frequentare. Una vicenda che ha scatenato non poche critiche all'indirizzo di Briatore, che solo negli ultimi anni ha riallacciato i rapporti con sua figlia Leni, all'anagrafe Hélène Beauchauvin Klum, nata nel 2004. L'imprenditore piemontese ha deciso di rompere il silenzio su sua figlia dopo essere stato per lungo tempo un padre assente, che sin dall'inizio si è tirato fuori dal ruolo di genitore. Parlando della figlia di Heidi Klum, Flavio Briatore ha confessato di aver ricucito i rapporti e di frequentarla quando può, come documentato da un ritratto che risale a quest'estate in cui è affiancato dai suoi due figli. In un'intervista concessa alla Repubblica, l'imprenditore piemontese ha raccontato di aver avuto modo di passare del tempo insieme ai suoi figli, durante le vacanze estive, godendo della compagnia anche della Klum e di Elisabetta Gregoraci. Flavio Briatore rompe il silenzio su sua figlia Leni Klum: «Sono orgoglioso di mia figlia Leni. Con Nathan cerco di sfruttare ogni momento. Con Leni ci siamo visti anche questa estate a Capri, c'erano Elisabetta, Falco, la mamma Heidi, suo marito, i loro figli. Io con Heidi mi sento. E Falco è contento di avere una sorella. Glielo abbiamo detto che era grande, un paio di anni fa, e lui mi ha detto, papà, io già lo sapevo. Anche perché ormai i ragazzi vanno su Google e scoprono tutto. Ma non me ne aveva mai parlato, probabilmente per pudore. Aspettava che lo facessi io, ma loro si seguivano su Instagram. Avevano fatto tutto prima e meglio di noi adulti, questo quanto svelato da Flavio Briatore. Leggi anche, Loretta Goggi in lacrime, il motivo spezza il cuore dei fan, scusate, non ce la faccio. Parlando poi del suo rapporto con la figlia Leni, l'ex manager della Formula 1 ha aggiunto, adoro Leni e sono molto orgoglioso di lei, da poco ha avuto la copertina di Vogue Germania. È non solo bellissima, ma forte e indipendente, entusiasta della vita, anche se io non ho nessun merito in questo e ringrazio Heidi per come l'ha cresciuta. Il problema nella nostra frequentazione sono le distanze, perché vive a Los Angeles. Il padre vero che l'ha allevata è stato Sil e io con lui ho un buon rapporto. Con lei non ho il rapporto giorno per giorno che ho con Falco, questo è logico. Ma non significa che la amo di meno. Leggi anche, scontrino shock al ristorante del famoso chef, superato ogni record, 160.000 euro solo per